Popolo, ci siamo anche questa sera. Incredibile. Chi di voi avrebbe scommesso? Io no. Amore, ciao. La vedete incredibilmente bianca voi questa luce qua, ma in realtà è viola. Quindi, insomma, le implusive sono un attimino filtrate. Pop. Stop. Sì. Non ci sono problemi. Se qualcuno, signor Twitch, ovviamente ogni riferimento a lei è puramente casuale, mi pagasse, forse io migliorerei qualcosa. Ma forse, eh. E invece ti attacchi perché c'ho mal di testa. Ora, mentre siamo qua tutti insieme, andiamo a caricare un TikTok e anche uno short su YouTube. Ops. Allora, testo. Ok, a questo punto facciamo pure lo short su YouTube, come ho già detto. Se solo io mi ricordassi come si fa. Questo è il mio TikTok. A posto. Caricato tutto.
elaborazione, vado a scrivere ad Alex di muoversi e entrare in live. Fai bene, perché se aspettiamo noi, quello non si fa vedere. Te lo dico io. Allora, nel mentre premo per vedere un attimo la situazione, cambio scena, che sono già passati 10 minuti, siamo un pochino fuori forse. Allora, forse a me è infatti. Altino. Boh, sì, dai, magari serve. Lilli! Ti svegli in una piccola capanna, non ricordi come mai ti trovi qui. Io proprio non lo so. Ah. Praticamente mi schifo. Bello. Si somma, cioè il rubino compreso erano soldi? Sì. Chi è questo? Sei qui in visita, dove sono i tuoi pantaloni? Non so, vorrei sapere anch'io. Soffri di amnesia? Può essere. Non spiega come mai non indossi i pantaloni, ma anch'io mi dimentico spesso le cose. Sicuramente una posizione di nostra magus. Una pozione, scusami, non. La pozione di nostra magus ti aiuterà. È il mago più potente mai esistito. Allora, dov'è qui vive? Ah, giusto, dietro di me, nella villa col suo nome. Ah. Lui non lo schifiamo. Vedete tutti gli effetti sono nudo. Nostra magus. Franceschino! Ciao carissimo. Hai sentito che rumori strani ha fatto la tempesta ieri notte? Strani davvero, eh. Abbiamo una mappa. Abbiamo anche altra roba. Nessuno. Dinosauro, meccanico, topo. E poi ape assassina. Ah, hai capito tu. C'è tanta roba. Che piano piano. In acqua non posso andare, quindi quello lì effettivamente non ho idea di cosa ci faccia là. Allora, Franceschino ha riscattato. Come stai, Andre? Tutto a posto, caro, tu? Ha riscattato l'alert, ma io non l'ho sentito. Voglio capire se ero distratto io o se proprio non è partito. Quindi aspettate un attimo. Non è partito. Datevi un attimo. Non so che cazzo sta facendo Streamlabs. Ora vai a scoprire perché non si è sentito. Lo so che li ha riscattati. Ce li ho qua davanti.
i miei alert. Cento per cento. E mi segna che funziona tutto qua. Se io vado, voglio sentire, aspetta, voglio sentire questo. E qua lo sento. Riscattato adesso si sente, vediamo. No, non va. Come mai non va? Che cos'ha? Ce n'è sempre una però, che cazzo. Aspetta che rimborso i punti, eh. E non andava il cloudbot, e poi andava il cloudbot e ora non va questo. Che rottura. Allora, rimborsiamo tutto. No, tranquillo, tieni. No, no, tranquillo, tanto sono punti canale, va, voglio dire. Devo capire il perché non va. Ho sbagliato, ho aperto l'emotico. Ai. Volevo capire come funzionava. Sostanzialmente tu riscatti e deve partire il suono, però non sta partendo per qualche motivo, cosa che fino a ieri funzionava. Quindi che problemi ha oggi? Perché non va? Anche perché me lo segna che lo riscatta, però non parte. E secondo me io devo... Se nemmeno non potete stare, vero? Esatto. Vediamo se va adesso. Scusami, ma nel just chat va? Dubito perché sono gli stessi. E infatti, come mai non va? Che c'ha?
Proviamo adesso. And his name is John C. A posto, ragazzi. Risolta. Stavo finendo di guardare la serie. Ma cosa finisci di guardare cosa? Che qua ci sono io, scemo. La tua serie preferita. A posto, adesso potete riscattare quello che volete, che va tutto quanto. Perfetto. Sono morta. Scusamo, non volevo. Shameless. Ah, beh, sì. Vero che tu guardi quella roba. Allora, io non andrei molto in giro ad esplorare. Aspetta, fammi andare direttamente nella villa di quello, che io sto andando in giro senza pantaloni. Casa del leggendario Nostramagus. Nostramagus è sparito! Che palle! Chi è stato? Randy è radioso, tra l'altro. Potresti essere stato lui. Maestro, ti vendicherò. Che musica bellissima. Diavolo, sei una nuova matricola? Noi siamo scazzati dalla vita. Ah, la patata! Perché non indossi i pantaloni? Mostra un po' di rispetto. E non li ho. Nostramagus è il mago più potente di sempre. È stato rapito. Meno male che è il mago più potente di sempre. E ha lasciato un indizio per Randy il Radioso, il suo intrepido pupillo. Probabilmente sono già un gran mago. Nostramagus mi ha... Nostramagus ha rimandato il mio diploma per la quinta volta, ma in realtà sa che sono pronto. Eh beh, sì. Devo pensare. Eh sì. Fammi un caffè. Non penso proprio. L'oppio lungo macchiato con metà latte scremato e metà latte di capra montana. 2% di schiuma e caramello in fretta. Non credo che io lo farò il caffè. Che c'è qua? Un paio di pantaloni? Mia sorella mi ha comprato le caramelle che non mi piacciono. Che cazzo. Randy, sono nei guai, prendi la bacchetta, cercami. N. Trovato l'indizio. Nostra. Ti ho chiesto secoli fa, perdi tempo. È una scena del crimine. Non hai toccato niente, vero? No? Mai e poi mai è un idiota. Ma... comunque le opzioni che mi dà sono comunque negative. Comunque mai e poi mai. È un idiota. È stato bocciato 5 volte, ragazzi. Non sei una matricola. Eh no. Fai ufficialmente parte dei sospetti. Ma chi è questo? I mostri hanno invaso il castello e ricoperto da uno strano fungo. A te ci penso dopo. Grazie. Puoi spostarti un po' a destra. E tanto. Cioè, ci siamo messi al centro. Ci sbotola via. E infatti. E guarda cosa c'è nella pacchetta. Seminterrato lo Stramagus. Non mi posso muovere. Ok. Oggi niente R6, no, oggi no. Basta, basta R6. Hai delle missioni che ti attendono. E l'uno per aprire l'elenco delle missioni prova a portare a termine le missioni, ok. È velocissimo. Esamina l'ambiente circostante, distruggi, cammina nella cella. Un letto. È bagnato, spero sia colpa del soffitto che gocciola. Speriamo. Mi ricorda a tratti The Wardrobe. Non so se lo conoscete. Lily sicuro lo conosce. Lily sono sicuro che lo conosce. Ok.
Il cristallo salva i miei progressi. Ah, c'è proprio il checkpoint. Un gabinetto rotto. Qualcuno l'ha usato lo stesso. Blah. Che schifo. C'è una porta. Qua c'è il buchino di un topo. Dove non posso passare e fare niente. Missione compiuta. Cammina nella cella. Questa. Questa è una stella porta. Per aprirla ti servono 8 stelle. Touchpad per accedere alla missione. È diventato Scribblenauts. Perché cazzo. Ok. E poi? Ne ho un'altra. Topo. Sbloccata. Ripristina 5 mana e accumula 15 veleno quando colpisce. Sbloccata fruga fra i rifiuti. I soggetti salute li fanno recuperare, ma anche 8 mana. Scusate, missione stelle PA. Hai ricevuto 3 stelle riscattando le missioni. Hai anche ottenuto punti A, punti aspetto. Sufficienti per sbloccare l'aspetto da topo. Ok. Ah, mi sono trasformato. Ora sono un topo. Interessante. Ho delle difficoltà. Segreto del museo. Posso tornare normale o mi conviene stare così? In teoria posso. Mordi cattivi. No, allora ok. E mi ha consumato una stella per aprire la porta. Ok. Perché i punti canale adesso hanno un fuocherello? No, forse ti sta segnando delle novità, semplicemente. A che ti riferisci con fuocherello? Ok. Li voglio quei posti che ci sono là. Ammo, dimmi tutto. Che cazzo è? Ma io vengo effettivamente colpito. E non poco. Ah, lui è avvelenato. È un po' come giocare a The Binding of Isaac alla fine.
Ho fame ma non mi va niente di ciò che ho a casa. E evita di mangiare cazzate perché poi sei male. Sì, ma lo sa già, lo sa già. Vabbè, Alex, comunque non... Cioè, stai tranquillo, ah, non... Stai buono. Hai delle missioni da riscattare? Ok, scusa. Ho sbloccato qualche forma? Ah, consumo. 30% dei danni consumo viene convertito in salute. Il tempo di ricarica è 2,5 secondi. Costa 30 mana. Cazzo. E sto da dio di lusso. Solo che ho finito praticamente il mana. Lo so, ma non so che fare. Saprei dirti. Ovviamente io ti dico di evitare, ma per te poi la scelta è prettamente tua, mo. Queste a una certa si rompono? No, secondo me no. Suggerimento: morso del topo accumula stato veleno. Per applicare veleno, infliggi morso del topo finché l'indicatore di circolare veleno si riempie. Vabbè, sto facendo da mezz'ora. Proviene a dare ora il suggerimento. Sì, appunto, tranquillissimi tutti, non preoccupatevi. Ognuno pensa a sé e a ciò che riguarda quella persona. Ho sbagliato. Come va? Una notizia importante, Andre. Come? Che notizia? Che è successo? Che hai fatto? Perché ho un 1 sulla testa? Ah, perché ho completato una missione. È stronzo. Un ragazzo che su Twitch si chiama sta avendo una frequentazione con una tipa. Ah, che culo per lui. Vabbè, mi spiace per te. Però almeno guarda, c'è un'altra persona al mondo col tuo nome che è contenta, insomma, che a cui succedono cose belle. Alleluia. Ehi.
c'hai la domanda di riserva, Manu? Esploso. Chissà quante cose non potrò comprare con tutti questi soldi. C'è il super boss della vita. Mi ha ricurato tutto quanto. Ma scusami, ma le missioni... Consuma i cattivi. Mordi finché il veleno non è applicato del tutto. Siamo all'inizio. Eh sì. E qua ci sarà il super boss, signori. Come minimo. Le musiche sono bellissime. Ah, è un... Missione compiuta, supera la segreta della nostra Magus. Dei gettoni per i potenziamenti. Allora, io più che... migliorerei questo per ora. Poi, sì. Ma no, la fidanzata è morta. Ma come? Ma tranquillo, Franceschino, qual è caos? Ma stai tranquillissimo. Ok. Però comunque non mi basta. Cioè, consuma i cattivi, avvelenati. Ah, prima li avveleno e poi li consumo, vaffanculo. E che faccio? Esco dalla segreta e rientro? Perché ora non ci sono più i nemici. Cioè, mi manca solo una missione per finire. Non voglio creare problemi a nessuno. Ma va, tranquillo, ma non li crei. Solo Alex che si lascia un po' trasportare da alcune cose. Ma tutto sotto controllo, non ti preoccupare. No, devo uscire dalla segreta e rientrare come in altri... C'era sto caricamento prima? Vedi. Yeah.
ora l'ha fatto. Allora, guardare un yak su come far sparire i succhiotti. Tanto come e poi perché? Easy. Interessante, il suggerimento qua è scriptato. Ah, mi hanno sbloccato un nuovo aspetto. Ti avevo detto che oggi pomeriggio avevo da fare questo. Clamoroso. Pazzesco. Oh, la spada della pristina 5 di mana. Spavalderia. Il 20% dei danni attacco viene inflitto come attacco taglio extra quando sei al di sotto del 30% della salute massima. Ok. Abbiamo sbloccato pure il ranger. Freccia caricata. Tieni premuto croce per aumentare i danni, la portata e la perforazione, e ripristina 4 di mana quando colpisce. Ah, quando colpisce. Punte velenose, tutti i nemici, tutti i tuoi attacchi accumulano 16 veleno. Ok. Ma sì, ma non ti preoccupare. Ma non ho i rifiuti qua io. Con più salute e con consumo, consumare i cattivi, fare cura della salute. Recupera più salute con consumo, consumare i cattivi, fare cura della salute. Ma che cazzo leggo? Che hai mangiato stasera? Pollo ai ferri e verdurine grigliate. Tu?
Me lo rifaccio questo, non lo posso rifare, niente, ciao. Frittata con le cipolle, buona. Io ho ordinato una pizza fenomenale. Voglio sapere adesso com'era questa pizza fenomenale. Sono proprio curioso. C'è da aver paura di queste frasi. Io nulla, per ora. Ma ha salvato? Sì. E mi ha consumato tutto quanto. Allora, se io volessi cambiare forma e passare per esempio alla guardia, posso farlo, ok. Ah, c'ho le missioni pure con lui. Ci danni, ok. No, vabbè, dai, come per sempre, ammo. Devi mangiare qualcosa. Scusi, signor Nostramagus, ho rotto tutto. Cerca indizi. Va bene. Cambiamo forma. Torniamo a essere nessuno. Perfetto. Dove posso mai cercare? L'ha ordinato, però quello là del kebab dice no, oggi non lo facciamo per qualche motivo mistico. Questa zona è in lockdown. Stiamo aspettando un ranger che deve consegnare un messaggio da parte nostra. Nessun altro può passare, ok. Quindi se io ora faccio così. Dov'è? Posso passare. Una ranger che deve consegnare un messaggio da parte nostra. Sei tu la ranger che... La ranger, puoi riferire un messaggio importante a Randy? E certo. Troppo fa se n'è andato di corsa per indagare sul castello a nord. Il messaggio è questo. Abbiamo finito il latte di capra montana per il tuo caffè. Possiamo usare quello di capra normale. C'è il Covid? Non credo. Spero di no. C'è la zona rossa di là. E Zangaloro, ma perché vorrei che tu mi mandassi la foto di quello che mangeremo. E perché so che ne hai voglia da un po'. Latte di capra. Sei venuto R2 per bloccare la direzione in cui stai mirando. Ah, ok, perché sennò giustamente. Ma il danno è pressoché inesistente. No, mi perdoni. Ah, però faccio... Scusami, però io non sto tenendo premuto e premo L2. Che non te lo invio, se no... Non me lo fai mangiare. Te lo faccio mangiare.
No, aspetta, no, bugia, perché se devi stare male non te lo faccio mangiare. Però se ormai l'hai ordinato, te lo devo, cioè mica te lo faccio buttare, perdonami. Ma che ne so io. Bella roba per te. Guarda, il tuo mana è appena aumentato un po'. In giro per il mondo troverai altre fate come... Quella è una fata. Che fata, signori? Fate come me. Prova a trovarci tutte. Questa fata sembra un po'... Mi mette un personaggio di fantagenitori. Mana Plus. E il mio mana è aumentato a 104. Grazie. Che troia. Ah, buono. Scusa. Devo dire che il Ranger è scomodo, ma per 100 motivi. Non l'ho ordinato. Eh sì, il numero perfetto. Lo so che non l'hai ordinato, però se ti dico ordinalo e poi mi mandi la foto, cioè poi non è che ti dico no, buttalo, capito? Proviamo la guardia. Sareste degli ottimi amici per me. Siamo amici. Tutti quanti qua, eh. Vedo lentino la guardia io però. E che cazzo sto L2 che apro la mappa ogni volta. Ah, ma funziona pure con gli altri. Te ne hai premuto R2. Ah, con lui però ho 83 di mana. È morto. I valori su questo flussometro sono sconcertanti. Questa mummia. Brutta storia. Se la calamità diventa abbastanza forte, infetterà ogni cosa. Sarà la fine. Ah. Santo cielo, quando sei arrivato? Sono Ottavia la strega. Questa è la mummia. Sembra una comunissima dottoressa a me. Niente, non ordino niente. Allora fai le cipolline. Che almeno so che non stai male. Scusami. Io non ho amici, ho difficoltà a farmene. Me l'avevi detto. Daniel, la mummia. Stiamo facendo delle ricerche sul campo, e tu? Sì, anch'io. Il mio flussometro rileva delle tracce della calamità su di te. Sei un combattente, altrimenti che cosa sei? Non dirmi che sei con quel perdente. Mille volte no. Ok, bene, quello lì è il peggio. Eh sì, lo so. Secondo i miei dati, i mostri proteggono i frammenti di gemma. Nell'antichità la gemma è stata usata per bandire la calamità. Se la calamità è tornata, Nostramagus e gli altri maghi del mondo avranno bisogno di questi frammenti. Forse puoi aiutarli. C'è sicuramente un frammento dentro al castello. Ok, è il castello. Stelle richieste 15. Minchia. Visualizza Miss principale. Qui apriamo la porta agli amici, quindi può essere nostro amico tranquillamente. Sì, appunto.
come dice la mia signora, qua siamo tutti quanti amici, senza discriminazione e problema. Voglio dire, abbiamo tenuto Alex. Non posso farcela, è troppo pericoloso. E beh, te la senti? E certo che me la sento, signora. Per chi mi ha preso? Nessuno? Soldino. Io in questo momento mi sento ricco ad avere 820 soldi. Però sono sicuro che arriverà uno stronzo che mi chiederà: ciao, vuoi comprare a 2000 la mia pozione? E sei nato stronzo, però. Ho capito. Che c'è? Ah, scusa. 820 soldi. Eh sì. Oh, 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 aiuto. Hello, sorry for bothering. I want to offer a promotion of your channel, viewers, followers, viewers, chatbots, etc. Oddio, no. Oh, no, thanks. Really thank you, but no. I'm okay. Siamo tutti amici tranne io e Andrea. Esatto. 820 soldi. Eh sì, vedi che in alto a destra. Ah, vero, voi non lo vedete. Aspetta. Giusto, voi non vedete i soldi. Aspetta. Dov'è un punto dove non c'è un cazzo? È il centro, tipo. Mi posso spostare, mi posso... mi posso mettere qua. Perché, se vedi... o se no in basso a sinistra non c'è niente. Qua. Mi metto qui. Opla. Aspetta. 20 trasmissioni consecutive, Lilli. No, meglio lì, amo. Dove? In alto, in centro o in basso a sinistra? Che dite voi? Perché qua non c'è niente. Però se io apro l'inventario, al centro voi non vedete queste cose qua. E quindi potrebbe dare fastidio. Che in alto a destra, lì sopra, voi ci avete le cazzatine e non le vedete. Cioè, infatti, non vedevate un cazzo voi. Le stelle, la mappa, i soldi, niente. Vabbè. Ci teniamo qua per ora. Sto morendo. Mi converrebbe passare al topino adesso? Lascia così per ora, sì sì, per ora lasciamo così, poi rimettiamo in alto in caso. Scelto il momento sbagliato per farmi visita. Perché? Questo è il vendor, 100% questo qui è il mercante. Ti ho visto girare con le tasche piene? Se vuoi essere molto interessante, sì, c'è qualcosa di strano in te. Una strana ricchezza, vedrai che riusciremo a trovare un posto per far riposare tutto quell'oro. Ma mi chiami negoziante, ma se comprerai abbastanza merce potrei chiamarmi anche tesoro mio. Ecco qua, lo sapevo io. È tutto lì con la grana, lui, che aspetta la pecunia. Guarda qua, 7,50. Ma cos'è? Carica stelle, per aprire le porte della segreta leggendaria viene usata una carica stelle, quantità limitata. Ah. Aumenta attacco fisico. Ma... scorta 15. Ah, quindi non è permanente. Oppure sì, e io ne posso comprare massimo 15.
Missione finita, uccidi i cattivi. Una volta acquistato la missione è tua per sempre. Portala a termine tutte le volte che vuoi per ricevere punti esperienza infiniti. Secondo me questa è ottima. Penso sia la cosa migliore che vende. Aumenta attacco magico, aumenta difesa magica, aumenta la difesa. Ma secondo me prendiamo la missione infinita per ora e aspettiamo alla prossima. Uccidi cattivi, 100. Ciao. Dove mi porta questo? Ah, il teletrasporto per viaggiare nella mappa. Comodo, comodo. Interessante. Teletrasformiamoci. No, non è vero, perché sto finendo le missioni, quindi aspettiamo. Uccidi cattivi col 20% in più di attacco bonus garantito. Spavalderia. Il bonus si attiva quando la salute scarseggia, quindi adesso. Cerca le fate del mana e vabbè, poi uccidi cattivi. No, però la salute... Non sei di queste parti, vero? Devi andare alla miniera equina a nord-est. Ha dei cavalli ed è una miniera. Wow. Ma è Marza. Randy è è una fonte di ispirazione. Un giorno voglio diventare un eroe come lui. Ma... Questo è un cretino. Spacco la casa io. Randy il radioso è stato qui. È fortissimo, vero? Ha parlato dei mostri col re. Ma spacco tutto. Sulla porta c'è un messaggio. La gilda dei cavalieri è andata a caccia di draghi. Incidete un messaggio sulla porta o tornate più tardi. Vorrei incidere un messaggio sulla porta, ma non me lo fai fare. Oh, c'è una fata del mana. E come ci arrivo là? Non ho mai visto un mostro simile. Spero che il nostro Magus arrivi presto. Altrimenti i miei coniglietti mi proteggeranno. Non credo, signore. Mi scusi. Come arrivo di là? C'è qualche forma che posso utilizzare barra sbloccare? Il dinosauro? Cavalla. Lumaca culturista. Uovo. Tocca andare avanti, però non so come arrivare di là. Il re. Suddito dall'aspetto curioso. Dei vostri terribili hanno invaso la mia casa. Cos'è un re senza il suo castello? Nient'altro che un vagabondo molto elegante. È giusto. Mi aiuteresti in ogni caso è un ordine. Ok. No, o più o meno. Cioè, sai come funzionano le stella porte, vero? Ah, sì, più o meno. Nemmeno io. Ah. Però Randy mi ha detto che si possono ottenere stelle esplorando le segrete, portando a termine le missioni. Segno subito sulla tua mappa la segreta più vicina. Ah, ce ne sono di più. E se io volessi andare qua... Non lo posso segnare, vero? No. E in base a dove vado, vado. L'avventura ti attende. Va ora e porta il saluto del re a quei mostri. Un bel calcio in testa. Ok. Non posso entrare nella segreta leggendaria a livello 3. Mi dispiace, re. Ah, fa culo. E cazzo. Mi son curato. Non dovevo.
E niente, mi sono fullato la vita. Sono un cretino. Dovevo lasciar perdere. Livello 2. Ok. Sblocchiamo una nuova abilità almeno? Oppure neanche quella? Cosa devo fare? Recupero un frammento di gemma nel Gran Castello. Ok. Colpisci più cattivi. Spadata infligge danni. Ok. Ma perché mi arrivano le notifiche di Twitch in ritardo? Uccidi i cattivi col 20%. Questo per entrare nel castello ottieni stelle portando al termine le missioni. Cerca le fate e poi vabbè, la missione è finita. Ok, ok. Bellino, bellino, mi sta intrigando. C'è un mago? Un chihuahua mago? Mi dovrei far togliere vita. Sì. E dovrei smettere soprattutto di raccoglierla. Qua è chiuso. Come passo dall'altro lato? Immagino sia una scorciatoia quella dall'altro. Soldino. E che mi viene automatico spaccare tutto, perché... Oh, guarda, un cavallo. Qui c'è un cavallo allo sguardo selvaggio. Quando ti vede corre nella miniera. Noto stronzo. Ah, la miniera equina di cui mi parlava la bimba. Qua c'è il vendor che... Non mi interessa. Aspetta, però... Nel dubbio, noi... Una carica... Ah, mi dà una stella. Ma vaffanculo. Sì, però se io premo croce per andarmene e tu mi tieni qui, siamo poveri. Qua col topino ci passo. Se non sbaglio. Ma ragazzi, ti guardo, ti sento, ma non scrivo perché mi sto per cucinare i cipollini. Ho le mani impegnate. Va bene, amore, non ti preoccupare. Finalmente mangi qualcosa. Nessuno può passare. Vuoi entrare? Certo, come no, fammi non farmi ridere. Ti sembro forse un guardiano del cancello occidentale? Quindi quello occidentale mi fa passare. A detta del signore. Immaginavo una shortcut. Così che io possa passare ogni volta senza dovermi ritrasformare. Qua che c'è? Oh, la miseria! Completata la missione così? No. Però ho fatto 400 soldini. Il topino può passare là. La fata! Con potenziamento gratuito per il mana. Grazie. Sai quanta voglia ho di cucinarmi? Penso pari a zero. E poi?
Recupera più salute con consumo. Consumare cattivi fa recuperare. Minchia, devo recuperare 2000. Ma sei pazzo? Quanto tempo ci metto? Per quello mi basta trovare una cazzata. Dove sto andando? Esatto, ma ce n'ho. Trasporto, salvataggio. Attenzione, calamità, terre colpite davanti a te. Quindi qua non posso passare. Oh, il vendor. Sono solo una degli assistenti di laboratorio di Octavia. Collaboriamo tutti per far sì che avvenga la magia. Octavia, sto ancora lavorando sull'algoritmo incantesimo di chiaroveggenza. Mi servono 3 frammenti di gemma, torna quando li avrai trovati. Questo non dice un cazzo. Oh, appla. Cambiamo, passiamo a lui. C'ha qualche missione particolare? No, lui... c'ha quelle generali, ok. Quindi posso usare il ranger che... non è che abbia chissà quante missioni. Allora continuiamo con la guardia, che è a buon punto di questa. Non siamo andati sulla sinistra, però, in effetti. Andiamo. No. Sono ricco. E passa a classe D. Che ho sbloccato? Pestata. I tuoi stivali eleganti, usa i tuoi stivali eleganti per respingere gli avversari, costa 30 di mana. Ok. Direi che la proviamo subito. Semplicemente è buono quando ci sono tanti nemici intorno, perché per ora non mi pare sia servita a niente.
Ah, questa è proprio una... Oh, guarda che c'è. È cambiato di nuovo. Cosa? Da quando è apparsa la calamità, queste segrete cambiano ogni volta che ne esco. Se le pareti continuano a muoversi, non riuscirò mai ad arrivare in fondo. Ah, figo. È una pagoda? Non vedo la missione infinita, però. Ok, c'è. Un dubbio. Ecco, vedi, tipo adesso la pedata è stata un minimo utile. Bello pure il fatto che comunque si facciano danno anche loro nel dungeon e non solo io con le trappole. Cavaliere mi sembra un po' OP per ora. Ma cazzo. Che ho completato? No. Sblocco niente? No. Grazie. Che abbiamo? Spada tradizionale, ok. Ah, c'ho pure i punti... Che so, i punti aspetto, no? Non mi pare, erano i punti qualcos'altro, i gettoni di qualcosa. Possiamo salire di qua, a sinistra, o andare a destra. Al centro. Guarderei il centro un attimino. Non c'è un cazzo. È stato inutile, è stata una perdita di tempo.
Ma poi tutti danno 10, cioè non è che c'è quello stronzo che magari sai dà un po' di più. Allora, aspetta, perché ho visto ora dalla mappa che c'è un punto che non sono andato a guardare. Cioè di qua. Vaffanculo. Ho sbloccato la cavalla. Applica l'effetto impatto e i cattivi subiscono danni contusione quando sono sbattuti contro i muri o contro un altro. Contro altro. Ripristina 8 mana. Sbloccata potenza equina. Le mosse caratteristiche ripristinano 4 mana in più quando vengono usate per rompere degli oggetti. Calpesta più cattivi. E vabbè, quella ancora dello spaccone. E quella sempre la stessa? 250. Questa va progredendo, cazzo. Ci doveva per forza essere la magagna sotto. Qua ho fatto, di là ho fatto. Possiamo salire la scala. Devo prenderla sempre la prima spada io. Soldino. Siamo arrivati alla fine. Se ne fai uscire un po' di più, così faccio anche la missione. I gettoni. Ne abbiamo 7 adesso. Ma intanto 2 stelle sono queste. Ehi, siamo a 11. Ne mancano soltanto 4 e poi possiamo entrare nel castello. Allora, vediamo di migliorare qualcosina. Tipo, il cavaliere, vero, mi ci sto trovando veramente bene. Quindi io la spadata la aumenterei e anche la pedata. E sono rimasto senza niente più, basta, ciao. La pistata, tra l'altro, per un nemico non mi ha completato la missione, in culo a lui. Tu? Ebbene, ogni volta che esco, che cosa succederà a me quando tu te ne andrai? Boh, scopriamolo. Adesso me ne vado, rientro e lui non c'è più. Ciao Jessica! Vediamo. Cambiata? Se è cambiata, bellissimo, perché diventa. È cambiata! Bello, spettacolo. Nuovo farming. Poi te lo metto. Per le missioni. In realtà potevamo entrare anche dalla cavalla noi. E quasi quasi esco e ci vado. Sali livello 4, ok.
Se facessi salire di livello anche no, il topo no, l'arciere, la ranger, vediamo. Ci proviamo a fare questa cazzata. Come state? Tutto a posto, tutto a posto, tu? Scusami, mi è parso male. Mi era parso di poter rompere le bolle che mi tirava. Faccio in tempo ad avvelenarli che muoiono. Che pensi di mettere tutti quei soldi che stai facendo nel mio conto bancario? Li accetto, non devi preoccuparti. Eh no, tranquilla, ma poi li mettiamo in condivisione. Io sto per mangiare, buona scena, tesoro. Allora, e questa sale pure di classe. Passa a D. Ah, guarda, minchia, c'è scritto a C sblocco la lumaca, a B culturista. Ah. Salva di frecce, tieni premuto per scoccare una salva di frecce, costa 45 di mana. Ok. Thank you.
Io non l'avevo notato, guarda, perché il culturista lo portai questo a B e questo a C. E B per mago. Questo non ho idea di come. Disponibile per l'acquisto. Ah. Chiedo perdono. Non pensavo. Posso. Sbloccabile. Per sbloccare il dinosauro, supera il piano 12 della segreta impossibile. Questa è tutta roba che si compra. Mentre da qua in poi. Ok. Devo avvelenare 30 nemici. Cioè no, in realtà ne devo avvelenare 20 e ne ho avvelenati 30, scusatemi. Sto guardando dal proiettore. Oh madonna, che scomodità. Voglio la foto. Già fatta, adesso. Quanta scomodità, Lilly. E touch? Il muro? Non so se è venuta sfocata la foto o se è il proiettore che ti fa perdere 12 diottrie a botta. Scrivo dal telefono. Ah, ok. Sarebbe stato meglio se fosse stato touch il muro. Ma quelle per quanti mesi mi rincorrono a me? Entrambi, vabbè. A fine live vedrai benissimo. E dai! E dai! È un po' più un incubo di prima. Questa segreta. Poi ancora non ho provato l'abilità speciale. Freccia caricata. No, cioè la freccia caricata fa recuperare il mana. Non ho provato a spararla. Quella con la cazzata. Allora proviamo. Ah, guarda che figo. Oh, madonna. Come lo ciuccia questo mana.
Aiuto? E non mi posso muovere. Avvocato. Sono morto. Chi ciuccia cosa? No, niente. No, cazzo! Peccato. E beh, andiamo alla segreta della cavalla. Questa l'abbiamo già vista, abbiamo capito com'è. Andiamo a vedere com'è quella della cavalla dall'altro lato. E completiamo la missione. Manca una stella e poi andiamo al Gran Castello. Ah, aspetta, posso fare pure qua la stella in realtà. E no, la freccia caricata ovviamente deve colpire un nemico per... Senti, ma io... No, vabbè, entro. Volevo spendere i soldini al vendor, però poi ho detto no, tanto poi ora li faccio di nuovo. Questa colpisci 4 cattivi con una freccia caricata. Ricordati di tenere premuto R2 per cacciare la direzione. Colpisci i cattivi con selva di freccia. Vabbè, ok. Ah, mi scusi. Ma vedi, ma io non sto tenendo premuto R2, però già solo che sto mirando io da quel lato, lui giustamente spara da quel lato. L'unico motivo che io ho per tenere premuto R2 è per non far girarmi dopo. Però se io sbaglio e faccio così e volessi girarmi, non posso. Ma posso cambiarmi con R1? Ma perché questa cosa non me l'ha detta? Ma vaffanculo! E ogni volta aprivo il menu. Ma che comodità incredibile. Oddio. Sono quattro. Se state tutti in fila per cortesia, che serve per la missione. Posso? Sono nella collateral. Allora, c'è da dire che quando prendi con la cosa caricata fa danno, massacra. E ora sblocchiamo la lumaca.
Che merda. Raffica di lacrime. Tieni premuto croce. Carica una raffica di lacrime da sparare contro i tuoi nemici. Tempo di ricarica 0,5 secondi. Ripristina 8 di mana. Segreto della lumaca. I colpi critici infliggono il 25% extra di danno ai cattivi con effetti di stato. Ah. Ok. A questo punto ormai finisco pure questa missione. Perfetto. Ah, vabbè. Si può fare. Sì. Se io lo prendessi, si potrebbe tranquillamente fare. Non posso passare. Colpisci un cattivo 7 volte con salva di frecce. Ah, uno solo. Lo devo colpire almeno 7 volte. Ok, aspetta. Ricarichiamo al massimo la barra del mana. Che cazzo però. Ma di qua si scende, io di là non l'ho vista tutta, quindi quasi quasi torno indietro. Ah, di qua ci sono le scale. Andiamo a sinistra, vediamo se troviamo i nemici. Niente, muore prima di colpirlo 7 volte. Non ci arrivo a colpirlo 7 volte, non ha abbastanza vita. Non la posso fare perché non c'è il nemico abbastanza OP, quindi... Perché non ho la lumaca? Perché la devo mettere al mio...
infliggi un colpo critico cattivo, non c'è questo. Mi chiedo come funzionerebbe in due giocatori. Cioè, le missioni sarebbero condivise o ognuno per sé? Cioè, le stelle, sicuramente i soldi e le altre cose sarebbero condivise. Questo è poco ma sicuro. Bellina la lumaca con questa minigun, che fa pure una fracca di danno e rallenta i nemici. Ah, un forziere, infatti, visto alla mappa. Dai che è finita questa cripta. Ah, siamo alla fine. Ok. E da questa andiamo al Gran Castello e poi, finito il Gran Castello, ci salutiamo. Ok. Penso che finirà il tempo. Alla C sblocco la sirena. Ah, magari posso nuotare. Cioè, senza magari, è molto. Cioè, a meno che non sia la sirena dell'ambulanza, in teoria dovrei poter nuotare poi. A logica. Vedi che bello, tu ti fai rincorrere i nemici e poi li massacri. Ma la lumaca è ottima.
posso. Ah, abbiamo liberato tutti i cavalli. Cavallo nitrice, ti starà ringraziando oppure vuole che ti levi di torno? No, voleva solo che mi levassi di torno, infatti ha fatto il giro. Missione scoperta innamorati, oddio. O innamorati. Scopri l'amore senza briglie. Guarda. Adesso la lumaca c'è lì. Perché mi ci sono trasformato almeno una volta. Cavalla. Adesso c'è pure la cavalla. Ma per i nemici questi qua io... Cioè per usare la cavalla devo stare sempre girando le spalle. Che scomodità. Però non è che è più OP di altri. Lo stallone è felice di vedere un volto nuovo. Questo sì che è un cavallo. Questo sì che è un cavallo. I tuoi occhi equini non hanno mai ammirato tanta bellezza. Nervosamente ti distrai mangiando dell'erba. Però il maestoso stallone ha la tua stessa idea. Mentre abbassate la testa i vostri musi umidi si toccano. Alzi lo sguardo per incontrare il suo. La sensazione è elettrica. Questo è il cavallo che stavi aspettando. Lo stallone che hai sognato per tutta la tua vita equina. Di tutte le strane sensazioni che fanno parte dell'essere un cavallo, quella che non avresti mai pensato di provare è l'amore. Wow. Ti aspetterà per tutto il tempo necessario. Aspetta. Ma vai via. No, signor, cos'è? Un gettone miglioramento. Una borsa che contiene 5 gettoni miglioramento. Ah, per 1000 zoldi? No, signore. Signore. Sì. Acquistiamo un miglioramento di tutto. E a questo punto... anche la borsa miglioramenti. Ciao, basta. Per 10 nemici. Allora, la lumaca è un bel po' forte e io la vorrei potenziare più del cavaliere. O almeno to. Scivolo, tieni premuto carica per scivolare. Livello successivo 115%. Raffica di lacrime, la potenziamo. Ah, vero, lui non ha... Sono, mancano 5 minuti. L'avviamo.
Sono stelle quelle che svettano sul tuo pallore magnifico. Solo un mago davvero potente è capace avrebbe potuto raccogliere una collezione di stelle così notevole. Quando arriva, fammelo conoscere. Nel frattempo puoi portare le stelle alla stella porta. Ma vaffanculo. Stronzo. Aperto. Easy. Vedo intruso. Ok. La presenza oscura ha bloccato tutti i progressi della missione. Aspetto in questa zona. Usa strategicamente i tuoi aspetti e fa del tuo meglio per sopravvivere. E che ci vuoi? Più strategico di questo? Armanda, fuggite bestie o assaggerete la mia lama. Eccomi. Non riesco a superare la prima ondata. Sono avvolti da una protezione demoniaca e la mia spada non può penetrarla. È arrivato il momento del tutorial. Tutti gli attacchi infliggono uno di questi danni. Taglio, contusione, oscurità, luce. Cattivi con guardia sono invulnerabili finché non subiscono danni del tipo giusto. Rendi il nemico vulnerabile con un attacco oscurità. Puoi sconfiggerlo. Se hai bisogno di cambiare aspetto, premi touch per accedere al menu aspetti. Ok. E il topino mi fa danno oscurità. Questo è contusione. Pure la cavalla è contusione. Sì, pure la cavalla è contusione. Ok. No, il topo. Scusami. Sì. Ragazzi, davvero bene, io sono Armando, il capo della Gilda dei Cavalieri. Sono rimasta intrappolata. Ah, ma non ero a caccia di un drago? Ti ho voluto R1 per cambiare aspetto rapidamente. E ora me lo viene a dire. Mago! Li cambi in fretta quegli aspetti. Eh sì, hai visto? Ma non preoccuparti, me la caverò. Un morso di verme radice? Una fiasca di acqua mare e passa tutto. A me non la dà la fiasca? No. Per me non ce n'è di fiasche. 2.500. Che esagerazione. .072, ok.
Ma le missioni non vanno avanti qua dentro? Non mi pare che siano andate avanti. Le tue missioni aspetto sono bloccate dalla calamità. Che cazzata. L'ho spammato 100 volte la pedata e non è andata mezza, solo una. Mi aveva confuso il fatto che si era rotto lo scudo al nemico, pensavo fosse morto. Abbiamo superato l'obiettivo. Siamo a 78 su 70. Su 72. Dovrei tornare indietro? Mi ci sta facendo tornare lui. Che soldi c'era. Cazzo, sono morto. Devo ricominciare adesso per forza. Per fo. Per fo.
Beh, no, allora ci salutiamo qua invece di persistere. Latenza online, ma in che senso? Va bene, popolo. Ok, mi ero dimenticato il mouse acceso. Va bene, popolo, grazie a tutti quanti di essere passati, grazie a tutti quanti per il supporto. Questo era... Come cazzo si chiama il gioco? Nobody Saves the World, molto carino, disponibile nel Plus attualmente. Grazie a tutti quanti per il supporto, grazie a tutti quanti per la compagnia. Noi ci rivediamo domani o sera o pomeriggio. Vi tengo informati su Instagram, quindi grazie a tutti quanti per il supporto di nuovo. Noi ci rivediamo domani. Shagari, shagari, shagari.